Un sogno che si realizza, riuscire a intervistarti in ambito calcistico, non l'avrei mai detto, ma siamo qua. Il simbolo un po' di questo Dertona, se vogliamo, tutti questi cori che partivano ogni tanto, altro che Bonucci, noi ci abbiamo Cattelan. Come hai visto la partita da bordo campo, ma come ti è sembrata? No, bene, bene, ma secondo me, guarda, il simbolo veramente di questa stagione credo che siano i tifosi, perché per questa categoria è una cosa sinceramente rara da trovare, ma anzi credo unica. E li ho visti abbastanza bene, mi ha fatto un po' fatica a tratti, però credo che meritassimo alla fine la vittoria, è arrivata un po' di culo alla fine, però ma il culo aiuta, sempre con gli audaci. Sì, esatto, come sempre. E questo, sì, altre domande, come... Non c'è niente a dire, ragazzi. È stato bello. Sì, dai, aiutiamo noi. Se hai bisogno, vai, aiuto in crocchetta. Allora, tu perché sei il primo al mondo che cita i miei articoli sulla propria capacità. Ah, sì. L'altro non è l'altro. Ma l'hai citato, quindi. Perché hai scritto cose belle. Non è mai successo. C'è una cosa brutta, non è grazie. Da questo, poi se hanno bisogno di un programmatore musicale. Ci sono. Una mano la do anche alla radio locale in questo. No, a parte le battute, lui ha detto un onore intervistare il mio idolo, ma per te forse è più un onore essere intervistato per la prima volta con quello stemma sul petto? Sì, no, ma io quello che ho detto all'inizio, insomma, sono... Ovviamente poi si è parlato tanto della mia presenza qua, però è più un favore che hanno fatto a me, perlomeno io lo vivo più come un favore che è stato fatto a me che non io... Allora, perché sono contento, la squadra dove giocavo da bambino, poi ho iniziato a lavorare prestissimo, quindi non ho più potuto continuare a fare finta di fare il calciatore e ho avuto il permesso da mia moglie per fare l'ultimo anno, mi ha concesso questi 9 mesi. È l'ultimo, dichiarazione ufficiale. Ma avevo già smesso, in realtà avevo già smesso, avevo già così, però mi ha dato il permesso di fare questi ulteriori 9 mesi e quindi stavo un po' insieme ai ragazzi. Adesso poi il periodo di X Factor mi sa che probabilmente non riuscirò a venire, però poi appena finito quello ricomincerò. Quando ti tocca giocare prendi la palla con le mani in aria anche tu o... Quando ti tocca giocare prendi la palla con le mani in aria? Ma no, ma io non ho visto. Sai che il tuo povero compagno di squadra... Ma sarebbe trovato a un metro, poverino. No, ah, secondo me era ginocchio umano, tra l'altro. Sì, io ci prende la palla anche in prima categoria. Non so, piede mano. Piede mano. Piede mano. È difficile. E ora non l'hanno fatto giocare. No, zero. Però sono stanco lo stesso, non ho visto, ho visto veramente un riscaldamento impegnato. Sì, però poi ero uno stufo, ero uno stufo. No, divertente. Io direi che altro lo lasciamo stare, lo lasciamo in pace. Se hai bisogno di un micro speaker... Ho capito, se hai bisogno di qualunque cosa... Chiamiamo a favore. C'è di tutto. Guarda, a favore è importante, quando giochi non toccare la palla con le mani facili. Cercherò di ricordarlo. Ciao ragazzi. Ciao.